Nell'ultima serata è sparito dalla circolazione e non si è più visto. Queste sono cose che sono venute a sapere dopo, perché lui, diciamo, non si è presentato sul palco e poi dopo non è stato trasmesso in televisione, perché a quei tempi veniva mandata in onda solo l'ultima serata, la finalissima, ed era registrata e quindi hanno tagliato i pezzi della sua presenza. Hanno tenuto tutto quanto a tacere. Quella settimana che siamo stati lì, lo vedevo tutti i giorni, perché tutti i giorni dovevamo fare le prove. L'ultima serata vedevo che lui mi voleva avvicinare, voleva parlare con me, però io c'avevo mia madre che mi stava sempre appiccicata e quindi lui non aveva modo di potermi avvicinare. Io, quelle poche volte che ci siamo visti dietro le quinte, l'ultima serata però, la serata della finalissima, è riuscito a parlare con me, a dirmi, a scambiarci due parole, però non più di tanto, insomma. Quella sera io ero la terza che dovevo uscire in ordine di apparizione. Ero la terza, io ho cantato e quando ho finito di cantare sono andata dietro le quinte e lui mi ricordo che mi ha fatto i complimenti di come era andata la cosa e io l'ho abbracciato e gli ho detto merda, 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 perché lui mi ha fatto i complimenti per come avevo cantato e secondo lui era andata benissimo. Però dopo un po' è venuta mia madre e sono andata in sala con lei, perché in sala c'era mia madre con mio padre, col suo registratore geloso a bobine che aveva registrato tutto quanto. Io poi dopo, quando ero in sala, quando era arrivato il momento che doveva salire lui sul palco, non è salito, ho visto tutto un trambusto. Cioè, alla fine il presentatore ha detto, va bene, in questo momento non se la sente di salire sul palco, canterà più tardi. Ma poi non ha più cantato.